dare. Con tutti i fratelli.
Vado a cambiare. Visto bastone che vuole in campo, mi danno sicurezza. Quando gli insegnanti aiutano a crescere gli alunni, ti preghiamo. Adesso, faccio un segno. Quando ogni lavoratore guadagna il pane con fatica, ti preghiamo. Devo procedere a questo. Quando il disoccupato cerca il lavoro, ti preghiamo. Quando una casalinga va dalla sua casa, ti preghiamo. Quando le suore testimoniano la povertà, la castità e l'obbedienza, ti preghiamo. Quando facciamo fatica ogni giorno della nostra vita, ti preghiamo. Thank you.
benedicimi Padre. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. Allora il figlio rientrò in se stesso e disse: quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza, e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi garzoni. Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e, commosso, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi, portate il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Parola del Signore.